Buongiorno amici, ma cosa mai ci spinge, o direi meglio, mi spinge in giornate come queste, con freddo, nebbia, acqua congelata, ad andare a cercare qualche bus? Come mai sappiamo tutti che il bus comunque in questo periodo invernale rallenta moltissimo la sua... E attività quindi diventa sempre più difficile da pescare e soprattutto diventa anche un po' noioso nel senso che si vedono poche mangiate e magari il pesce non è neanche tanto attivo in questo micro vlog video. Vi racconto perché per me, ok? Let's go. Eccoci qua! Come mai? Come mai? Vabbè, allora, parlare di passione sarebbe praticamente troppo scontato, vabbè, la passione, ok, la passione ci fa fare un sacco di cose, ci fa fare, e quindi non, eh, non è semplicemente quello di prendere la macchina e giocate come questa invece che stare sul divano o eh, invece che lavorare al computer, di partire e di andare a pesca. C'è ben altro, secondo me, oltre alla passione. E quello che ci può essere, oltre alla passione, per che ci possa spingere in giornate gelide come queste, e nebbiose, per andare a sentire magari una mangiata, è proprio quello. Cioè quello di cambiare completamente, a mio parere, le regole del gioco. Cioè le regole del gioco nella stagione calda sono quelle magari di chi prende più pesci. Sei lì concentrato a prendere più pesci possibile. Oppure a cercare di fare selezione. Oppure di prenderli o fuori o dentro. Oppure all'interno delle cover. Oppure leggermente fuori dalle cover. Oppure a galla o a finesse. Abbiamo tante armi e tante motivazioni. Invece qua in inverno... <ride> motivazioni che abbiamo è quello di sentire una mangiata quindi cambiano le motivazioni e cambia l'approccio la mentalità quindi quello che mi spinge a uscire in acqua anche in questo periodo è proprio questo cioè avere una sfida con me stesso però una sfida differente cioè una sfida che mi porti a affrontare il pesce sotto un altro punto di vista che è quello di invogliarlo anche solo a mangiare una volta quei pochi che si vedono e quei pochi che magari sono attivi in questo periodo quindi eh, sicuramente per me la prima cosa può essere questa ma la seconda non dobbiamo ignorarla perché la seconda è un'altra che mi spinge veramente a, a convincermi a uscire di casa la prima mi fa prendere le canne in mano la seconda mi fa uscire di casa e qual è questa? è quella di eh, Vivere l'acqua in una maniera totalmente differente. Vivere l'ambiente dove il bus vive in una maniera completamente differente perché in nella stagione estiva eh, ci sono le foglie, ci sono gli uccellini che cantano, ci sono gli insetti, c'è molta attività, eh, c'è molto più movimento e anche molti più rumori. Mentre invece, qua in questo momento, con la nebbia, gli alberi spogli, sentire un po' di vento non c'è molto rumore perché le foglie sono praticamente inesistenti quindi il rumore è completamente diverso c'è molta più tranquillità molto più quiete non ci sono insetti non ci sono tutti quei rumori degli animali che corrono sulla riva che sono tipiche delle giornate estive quindi in inverno c'è proprio tutto diverso tranquillità serenità Molta, molta calma e molta pazienza. Molta calma e molta pazienza sono le due chiavi per catturare più pesci in questo periodo dell'anno. Il 90% delle volte è il pesce che decide quando mangiare e non siamo noi che lo facciamo mangiare come nella stagione calda. E questa è una cosa che dobbiamo tenere molto in considerazione e guardare molto, ma molto bene. Quindi dobbiamo cercare di mettere insieme, o meglio, questo è quello che faccio io, cerco di mettere insieme tutte queste motivazioni per poi uscire a pesca anche in questi video invernali io per primo a volte vi ho messo un po' il racconto della giornata e poi vi ho fatto vedere le uniche catture di giornata oggi invece vorrei farvi vedere un po' tutto quello che succede durante questa giornata sia che io prenda un pesce o se io che non lo prenda eh, perché è un lavoro duro, cioè non è che arrivo sul posto magari come d'estate vedo un pesce, gli lancio e mangia subito qua è tutto molto più complicato, devo cambiare le esche, devo andare molto più piano non posso spaventare il pesce, a volte lo vedo ma non mangia a volte non li vedi nemmeno anche peschi sullo scalino e loro non ne vogliono sapere, quindi ci sono delle condizioni completamente differenti che mi piacerebbe raccontarvi magari semplicemente con un po' di video, cioè con alcune ispezioni di video per vedere quanto tempo passa eh, facendo una cosa, magari facendo un lancio particolare o quanto tempo eh, lancio quando vedo un pesce a vista eh, quindi anche le tempistiche di, questo, di queste giornate di pesca invernali. Ovviamente non posso far durare questo video 8 ore, lo farò durare sempre come i soliti video da intorno ai 15 minuti, però cerco di raccogliere effettivamente quello che succede in una giornata come questa, che non è semplicemente eh, arrivo sull'acqua e poi monto un pesce perché l'ho preso anche all'ultimo minuto. Cerco di costruire una storia, ok? Andiamo insieme. Sarà un bas quello. Ma, difficile, in questo periodo girano molti zombie, <ride> come li chiamo io, sono quei pesci che si ammalano durante l'estate e, e che durante l'inverno, quando le temperature si abbassano, eh, purtroppo muoiono. E lo possono fare sia le carpe che le brem, ma anche i bass, quindi quella sagoma lì che vedo in acqua, non capisco molto bene se è un bass o una una carpa una brem comunque ne ha molto dello zombie anche un colore molto bianco molto chiaro non è sicuramente una colorazione da bass che sta bene però proviamoci Uno dei più grandi problemi dell'inverno è quello di arrivare sui pesci un po' frettolosamente, tra virgolette, quindi li spaventi. Qua ce n'era uno piccolo, se n'è andato abbastanza lentamente. Adesso vediamo se riesco a intercettarlo. Sto pescando con un gambero completamente spiombato, proprio per fare una discesa molto, molto lenta. E questo mi sembra interessato, la, lo sta andando a vedere, molto vicino all'esca, la guarda, forse un pelo grosso per un pesce a vista. Vediamo come reagisce muovendoglielo. Sta ancora a distanza, piano piano si avvicina, ma non mi sembra molto convinto, purtroppo. Vediamo un po'. si è allontanato riproviamo è ora di cambiare un po eh? è ora di cambiare vorrei provare l'erti in scatoneco vorrei provare l'erti in escatoneco. secondo me può dare dei buoni risultati perché è piccola corata mi sembra un piccolo scialdino quindi vediamo un po se il pesce reagisce Molto, molto bellino questo Erti che vibra molto bene con la codina. Lo inneschiamo in Eco e poi gli mettiamo un micro insert in testa. Eh? Allora, mettiamo un insert da 0,4 grammi, quindi molto, molto leggero, anche perché l'esca è piccola. Ho su un 5 di filo, scusate, un 4 libbra di filo, quindi molto, molto leggero e dovrebbe scendere alla perfezione. Uno dei segreti della pesca invernale è quella di fare dei chilometri a piedi. <ride> Facendo dei chilometri a piedi da riva, tanto per me ci si scalda un po'. Quindi io pesco molto a vista perché cerco di girare eh, intorno agli specchi d'acqua anche in condizioni come queste di acqua non troppo eh, limpida, ma comunque medio leggermente velata, però comunque che c'è un po' di visibilità contro la riva per intercettare qualche bassa vista. In questo modo <ride> faccio un po' di strada a cercare i pesci. E intanto mi scaldo anche un po', perché camminando ci scaldiamo un pochettino, se rimaniamo fermi sempre allo stesso punto, invece diventa complicato. Quindi, il bello di quel, di quel momento qua è anche che non possiamo congelarci troppo. Quindi, giriamo un po' da riva e vediamo quello che succede. La pesca da riva è anche questo, dover correre giù a prendere un pesce in inverno, un bel pesciotto fresco fresco, veramente bello. Catturato con l'erti, avete visto prima questa piccola schetta bianca che ha letteralmente ingollato, cattura invernale, che fatica prenderlo, veramente difficile con quattro libre, però ce l'abbiamo fatta. Avete visto quanto tempo per farlo mangiare a vista. Grande casino, ma l'alerti ha funzionato e anche la pazienza di venire qua in inverno. Yeah. Proviamo a fare il doppio rilascio sia col telefono per Instagram e sia per il canale YouTube. Seguitemi su Instagram raga, ci vediamo là. Yes. Non potete capire la soddisfazione. Non potete capire. La soddisfazione raga, è veramente una grande soddisfazione. Provate! Lottare per una mangiata, provate, non ve ne pentirete, provate! Ogni tanto qualche lancio casuale lo faccio, non sempre riesco a vedere i pesci a vista, quindi vado a cercare quelle zone che in questo periodo dell'anno secondo me rendono di più, tipo le punte dove c'è molta profondità fuori e poca profondità vicino alla riva, oppure zone molto ricche di arbusti e di cespugli. Andiamo a vedere. Quello che vi dicevo prima, è pazienza e concentrazione sono molto importanti perché. Perché quel pesce che ho catturato qua prima è un pesce che eh, su questa sponda di ho già fatto 3, 4, 5 passaggi ma non c'era assolutamente nulla. Poi all'improvviso sono passato e il pesce era lì. Quindi il è veramente molto importante, fondamentale in questi casi invernali di concentrarci al meglio in alcuni orari del giorno e insistere nei posti dove pensiamo che il pesce ci sia. Magari se facciamo un passaggio e ne vediamo una vista che gira così. Poi ci riconcentriamo e ci torniamo dopo. Il pesce è molto volubile, quindi poi rischia: eh, cioè, rischiamo che se. Facciamo un passaggio dove ho sbagliato il pesce non ci sia. Infatti, questo pesce qua poi c'era. Era lì, è arrivato, mi ha anche sorpreso perché avevo già fatto 3-4 passaggi, ma il pesce non c'era più. Quindi molta concentrazione, veramente fondamentale. Ricordate: in inverno è proprio decisivo. Allora, prima che vi sgridate, dai, vi racconto due cose della pescata di oggi, va bene? Ho utilizzato semplicemente un'eschetta bianca, piccolina, con. Una specie di sciadino con delle lamelle, si chiama Erti, lo fa G-Crack, e ci ho messo un insert in testa piccolo, uno 04 della Decoy, e poi ho innescato semplicemente a Neko, un classico innesco proprio a Neko, base, base, base. Come sempre amici vi aspetto sui social, in particolare Instagram, ricordatevi di mettere mi piace qua al video, di condividerlo, per me è molto importante, per voi magari è molto semplice, però anche iscrivervi al canale e mettere like per me è molto, molto importante perché così riesco a portare sempre di più contenuti gratuiti qua sul canale. Come sempre amici, in bocca al basso, anche d'inverno. Ciao!